È una storia vecchia perché noi ci pregiamo di fare la stoffa dal 1663 e poi diciamo all'incirca nell'Ottocento siamo diventati una realtà un pochino industriale. E poi di lì, da quegli anni lì in poi, è cresciuto, è diventato abbastanza importante agli inizi del Novecento, importante nel senso di numero di addetti. Per parlare della Vitale Barberis Canonico, credo che bisogni iniziare a parlare di mio padre, che ha lasciato a noi un'azienda in buone condizioni, affermata nel mercato, però una delle tante piccole aziende che c'erano nel Biellese. Siamo poi subentrati Luciano ed io nel 65. Abbiamo continuato questo incremento di standard qualitativo, e adesso la qualità è ottima e siamo una ditta sicuramente riconosciuta come produttore eccellente di tessuti da uomo. Noi tendiamo a ispirarci al passato, quindi questo è fondamentale. Poi è chiaro, può esserci l'idea nuova, tanti per esempio fanno un prodotto magari più tecnico, applicano dei finissaggi più chimici, fanno delle altre cose. Noi comunque riteniamo che un bel tessuto fatto bene sia insuperabile, quindi è inutile migliorare una cosa che di per sé è già perfetta. L'azienda ha subito un forte sviluppo tecnologico negli ultimi 30 anni e siamo un'azienda leader al mondo per un prodotto di alto livello, assolutamente made in Italy. Qualsiasi dei nostri clienti prende una pezza, noi siamo in grado di salire su qualsiasi macchina in cui l'ha fatta. Chi l'ha lavorata, quindi l'operatore che c'era o lì o che l'ha rammendata o che ha curato la partita di filato, la lana che abbiamo utilizzato, il lotto che è stato tinto, noi siamo in grado di rintracciarli all'interno della pezza fino a risalire le lane australiane che sono state utilizzate, cioè questa enorme tracciabilità ed è tutta made in Italy. Certo, è importante la materia prima, è importante il gusto, però voglio dire la serietà e tutto quello che c'è dietro è solo fatto dagli uomini, quindi questo è fondamentale. Noi abbiamo per esempio dei dipendenti che sono terza e quarta generazione, quindi i loro magari padri erano operai qua, i loro nonni. Quindi veramente c'è questo feeling familiare che rende questa azienda, direi, unica nel panorama biellese e credo nel mondo. Famiglia, impresa, qualità è un meccanismo che sfocia in un progetto ed è quello appunto che noi cerchiamo di portare avanti, che mio nonno ha messo in piedi, che i miei zii hanno portato avanti, che è nostro compito portare avanti. Lavorare tutti insieme per portare questa qualità e questa cultura di saper fare nel mondo.